Che? Gioppo! Che? Gioppo! Che? Gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 22esimo classico Disney, un film del 1977. Sto parlando delle avventure di Winnie the Pooh. Ovviamente, come tutti, già conoscevo Winnie the Pooh e tanti me lo descrivevano, tante soprattutto me lo descrivevano come un personaggio carinissimo, dolcissimo, eccetera eccetera. Io avevo visto qualcosa, ricordo, da bambino, non avevo ancora visto questo film. Finalmente l'ho visto e posso dire che mi ha veramente, tremendamente spaventato. Ed io sono un grandissimo amante dei film horror, horror in genere, dai B-movie allo splatter più pesante, però questo film mi ha veramente inquietato. E adesso vi spiego perché. Tanto per cominciare, l'inizio. L'inizio parte, il film parte tranquillo, una sequenza live action in real life, no? Si vede questa camera, la camera di questo bambino, che è Christopher Robin, e ci sono tutti i vari giocattoli, quindi c'è lo sacchiotto di Winnie Pooh, c'è Pimpi, ci sono tutti i vari personaggi, ci sono vari anche altri giocattoli, il suo letto, eccetera, eccetera. E mentre la voce narrante spiega cosa stiamo guardando, quindi è quasi anche superflua tra parentesi, si notano anche i cubetti, sapete, i classici cubetti con le lettere, no? E sono sparsi qua e là. Quelli che mi hanno particolarmente colpito sono stati tre cubetti del cazzo messi da soli in cima al comodino, con le lettere anche girate un po' male, ma sono gli unici che formano una parola di senso compiuto. Sad. Sad. Al di sopra di questo comodino. E lì già ho cominciato a dire, ma che strano questa ambivalenza, no? Tutto dolcino, carino, eccetera, eccetera. E poi mi fanno vedere questo, non è neanche un messaggio subliminale, perché cazzo lo leggi con raziocinio. Quindi niente, sad, c'è qualcosa di ombroso in quello che sto per guardare. Si passa ad aprire il libro all'interno del quale sono contenute le avventure di Winnie Pooh, e la voce narrante ci descrive Winnie Pooh come un orsacchiotto con il cervello piccolo piccolo. E già questo mi... Che descrizione è? Cioè, non mi inquieta un pochino anche voi, no? Cioè, ecco qua il personaggio principale, sappiate che è un po' stupido. Cosa devo avere? Devo prendere simpatia o devo avere pietà di lui? No, non mi è chiaro. Non mi è chiaro, più la scritta sad prima, già mi sta mettendo un po' in confusione, no? Ed ecco che mentre lui è fuori intorno al fuoco suona il suo orologio a cucù, che poi vabbè, stupidaggine, è un orologio a pupù, cioè lui che esce fuori, tipo pirata popò, vabbè. Insomma, suona l'orologio, lui entra dentro casa e la voce narrante dice: ogni volta che suonava l'orologio, Winnie Pooh si ricordava che doveva fare qualcosa. Ma siccome aveva un cervello minuscolo, non si ricordava cosa. Mio Dio, ma è angosciante sta cosa. Ragazzi, ma veramente mi state facendo vedere questo? Ma Winnie Pooh è un malato mentale. Cioè, è un malato mentale. Quella lì, quando suona l'orologio, deve prendere la sua medicina. Cioè, è un personaggio che si muove tramite rituali. Tremendamente sciocco. Mi sembra affetto da demenza Winnie the Pooh come personaggio. Non lo dico con cattiveria, lo dico con cognizione di causa, cioè un malato psichiatrico. Sembra quasi che sia dentro una clinica, che quella lì è l'orario di medicina. E lui non si ricorda cosa deve fare. E allora deve pensare, no? La voce narrante lo dice, Winnie Pooh doveva pensare a cosa doveva fare. E allora Winnie Pooh si mette lì, si piega su se stesso e comincia: pensa, pensa, pensa. Così. Fa questo. Vi ricorda qualcuno? Cioè, è una malattia mentale quella lì. Poi si guarda allo specchio, vede se stesso allo specchio e gli dice: tu ti sei ricordato qualcosa? E lo specchio gli fa no. È lui che fa no a se stesso, ma non si riconosce allo specchio. Winnie Pooh ha un sacco di problemi, cazzo. È malatissimo quell'orso lì. Non è un qualcosa di alternativo, è qualcosa di malato. È un qualcosa di tremendamente spaventoso. Non ha un cervello piccolo, è un decelebrato. È un paziente psichiatrico.
Così come per Alice nel Paese delle Meraviglie, su questo film io non ho potuto dare una valutazione logica di quello che stessi guardando, come l'utilizzo del galleggiamento e della gravità alla cazzo di cane, e eccetera, eccetera, eccetera. Non puoi farlo perché si parla di un mondo di fantasia. Il film parte indicandoti questo è un mondo di fantasia, quindi le regole sono abbastanza alla cazzo. Se mi parti così, io sono disposto ad accettare di vedere delle cose fatte alla cazzo. Così come è pieno Winnie the Pooh, ok? Lo sacchiotto, il libro. Quindi devo dare un altro tipo di valutazione, una valutazione stilistica. Anche perché Winnie the Pooh è un libro, è un film tremendamente descrittivo. Non c'è una vera narrazione di fondo. Le avventure che succedono sono molto gnè, non è che dicano grandi cose. Però ti descrive bene tutto ciò che succede e quelli che sono i personaggi. In questo caso si parte con Winnie Pooh, che è questo sacchiotto dal cervello piccolo piccolo che io ho identificato come un malato affetto da demenza, una sorta quasi di demenza senile, ma non soltanto quello, tra parentesi, è anche bulimico se vogliamo andarlo a vedere. E siccome tutti i personaggi di questo film sembrano avere dei problemi pesanti, io non l'ho più visto come se fossero le storie di un bambino, le fantasie di un bambino, io l'ho visto come una rappresentazione di un sacco di malattie psichiatriche. Adesso piano piano le andiamo a vedere nel dettaglio. Partiamo con Winnie the Pooh. Winnie the Pooh è affetto, a mio avviso, da demenza. Si sta parlando di un disturbo acquisito su base organica delle funzioni intellettive che sono state in precedenza acquisite. Cioè, quindi di base, Winnie Pooh sa che c'è l'orologio, sa che suona un determinato orario, ma non sa il perché. Si dimentica di quello che ha fatto precedentemente e non ha coscienza di sé all'interno dello specchio, quindi un'incapacità anche di vedere le cose in modo astratto, una forma di demenza. Poi abbiamo Tappo, il personaggio di Tappo, il coniglio, ma così come anche The Castor, il castoro talpa, non ho ancora capito cosa sia di preciso. Questi due qua sono due ossessivi compulsivi, cioè fissati con l'ordine, con la precisione, con il lavoro, che li porta addirittura a rovesciare quelle che sono le cose veramente importanti della vita, cioè una vita finalizzata al fare cose, al proprio orto, alla costruzione delle proprie gallerie, eccetera, eccetera. Poi abbiamo Pimpi. Pimpi è il maialino, grande amico di Winnie Pooh, sempre di animali di pezza si sta parlando, e Pimpi è un ovvio disturbo d'ansia, cioè un disturbo d'ansia generalizzato. Stiamo parlando di un soggetto che non riesce a sostenere nessuna pressione. Poi piano piano, mentre delineiamo i tratti generici del film, lo andiamo a vedere. È veramente, fa delle cose assurde, è disposto a cedere casa sua pur di non dire che gli appartiene, cioè veramente roba dell'altro mondo. Poi abbiamo Tigro. Tigro è clamorosamente un iperattivo. Si tratta di un personaggio iperattivo, tra parentesi, in parte anche lui quasi è affetto da demenza perché si dimentica delle persone che ha conosciuto. Winnie Pooh, per riconoscerlo, ci ha messo un sacco di tempo. Parla di se stesso in terza persona, non ascolta gli altri, gli devono succedere di tutti i colori prima di capire l'antifona, quindi si sta parlando di un iperattivo. Poi abbiamo Uffa. Uffa, ho fatto una ricerca, si tratta del gufo, questo gufo che è incapace di vedere gli altri quasi, ha solo piacere a parlare di se stesso e della propria famiglia. È un disturbo narcisistico della personalità questo, cioè un'incapacità di avere un rapporto veramente empatico con gli altri. C'è un punto dove Winnie Pooh e Pimpi stanno affogando, ma lui continua a parlargli davanti. Veramente ci sono queste cose qua all'interno di questo film. Poi vabbè, io, è un malato depressivo, lo vedete benissimo anche voi. Poi ci abbiamo Kanga, che all'interno, Kangaroo, madre canguro e cangurino, ecco loro due, anche se nel film si vedono poco, facendo una ricerca ho trovato che si
sta parlando della classica sindrome della leonessa, cioè di una madre iperprotettiva nei confronti del bambino. Questa rappresentazione qua, però nel film non si vede questo tanto. E per finire abbiamo Christopher Robin, che potrebbe essere una forma schizofrenica, ma con lui ne parleremo verso la fine. Adesso andiamo avanti. Insomma, dopo questa parentesi che ci presenta Winnie the Pooh, si va avanti e Winnie Pooh si ricorda che a quella data ora deve fare ginnastica per dimagrire, no? Perché un personaggio di pezza, un pupazzo, perde chili e li assume. Però vabbè, si sta parlando di un mondo alternativo, le fantasie di un bambino, quindi non ci metto bocca su questo. Parte a fare la sua ginnastica, la ginnastica gli fa venire fame, vuole mangiare il miele, ma il miele è finito. Salta fuori quest'ape, individua dove si trova l'alveare, è troppo in alto e va da Christopher Robin. Christopher Robin è il protagonista, cioè non è il protagonista, è il bambino che sta immaginando questo mondo fantastico e vive lì con Winnie Pooh e gli altri alla sua casa all'interno di un albero anche lui. E Winnie Pooh va lì, mentre sta ripiantando per l'ennesima volta la coda a Yo, che la perde per la via tutte le volte. Io ho malato depressivo anche per questo, ho un chiodo nell'ano, hanno detto nei Griffin, vabbè, lasciamo stare. Insomma, Winnie Pooh va da Christopher Robin e gli chiede un palloncino ad elio. Prende questo palloncino d'elio, dopodiché si cosparge nel fango. Io penso, lo sta facendo perché così magari le api cercano di pungerlo, ma il fango crea una coltre grazie alla quale riesce a non essere punto. No. Sentite che lavori. Winnie Pooh si vuole fingere una nuvola carica di pioggia, quindi afferra questo palloncino, vola su dove c'è l'alveare, e cerca di raggiungere il miele, ma ecco fatto che le api non sono stupide e capiscono che non si tratta di una nuvola carica di pioggia, anche perché Winnie Pooh lo sta ripetendo a nastro da ore e le nuvole non parlano. Al di là di questo, Winnie Pooh ha il piano B, no? Per incentivare questa credenza, dice a Christopher Robin: vai Christopher, tocca a te, apri l'ombrello. Christopher Robin apre l'ombrello e si mette a dire: oddio, sembra che piova. Mio Dio, al di là del fatto che è di una tristezza unica questa cazzata, ok? Vabbè, può essere simpatica, però, cioè, dai, chi ha scritto questo film si è calato di acidi. Cioè, mi sembrano le classiche robe da funghetti allucinogeni queste qua. Il pensare di poter diventare una nuvola e di poter salire per poter raggiungere il miele delle api, cioè, veramente, si sta parlando di delle robe angosciantissime. Sta di fatto che Winnie Pooh non ce la fa. Allora va a casa di Tappo, perché Winnie Pooh, senza rendersene conto, è un ospite incomodo. Lui non lo sa, come spesso accade, tra parentesi, quindi va a casa di Tappo e Tappo, per quanto gli sia sul cazzo, per buona maniera, lo invita ad entrare e gli offre qualcosa da mangiare, e Winnie Pooh non se ne fa dei problemi, gli mangia tutto quello che ha in casa. Dopodiché fa per uscire dalla tana, però è ingrassato, ha mangiato troppo ed è rimasto incastrato nella tana di Tappo. È rimasto incastrato? Oddio, come si fa? Come non si fa? A questo punto chiamano Christopher Robin. Christopher Robin, intanto che arriva, salta fuori The Castor, la talpa, castoro, non ho ancora, dovrebbe essere un castoro. Va lì, uffa, gli chiede: The Castor, qui come possiamo fare? Non so, ora vediamo, qui non si può fare i preventivi. Parla di robe, di lavoro, da ossessivo compulsivo, clamorosamente, e non dice mai il prezzo. Interessante questa cosa. Uffa gli dice: ma quanto costa? Un casino, sì, ma un preventivo, non posso fare un preventivo, è troppo pericoloso. Cioè, tutto un lavoro così. Alla fine non conclude niente e se ne va come se avesse fatto effettivamente qualcosa, cioè, quindi sempre in questo alone di delirio. Morale della favola, arriva Christopher Robin e dice: Winnie Pooh, qui io non ti riesco a togliere, quindi l'unica cosa che si può fare è aspettare che tu dimagrisca. Cioè, quindi lo lasciano senza mangiare e bere, incastrato in quel buco per giorni e giorni, in quanto pupazzo di pezza può farlo. Però il fatto che un bambino pensi questo mi lascia anche un attimino... Cioè, mi sembra anche abbastanza grandino Christopher Robin per pensare a una roba del genere. Insomma, questa cosa però manda Tappo in confusione, perché cavoli, casa sua, la sua bella casetta, adesso c'ha il fondoschiena di Winnie Pooh come elemento d'arredo e lui cerca di renderlo elemento d'arredo, proprio letteralmente gli arreda il culo,
e all'inizio ci mette un davanzale, cerca di farci roba, e addirittura, cosa che non mi è tornata per niente, cerca ad un certo punto di rendere il suo fondoschiena una testa di alce, di cervo, di qualcosa, no? Sapete come si usa questa cosa questa barbarie assurda di appendere la testa dei trofei di caccia? Ecco, un coniglio la voleva in casa sua, ma che cazzo state dicendo? Cioè, questo qua va oltre la logica e l'illogica. Vabbè. Insomma, alla fine Winnie Pooh passa un sacco di tempo lì, tribola, Tappo fa in modo che non mangi niente, alla fine finalmente riescono a toglierlo di lì. Finisce questo capitolo, si passa al prossimo e attenzione a evento D. Il film all'improvviso diventa un disaster movie, soffia un vento cane, la casa di Uffa il Gufo crolla e lui non ha percezione del problema. Proprio percezione zero. Gli crolla la casa, lui, è vero che è un gufo, però vengono umanizzati così tanto che qualcosa dovrebbe fregargliene. No, Uffa è lì che sta sulla sua sedia e Io gli dice, va bene, ho capito, andrò io alla ricerca di una casa per Uffa. Non mi chiedete perché, strano che un malato depressivo come io abbia questa presa di posizione. Si va durante la notte, piove, tira vento, senza fare rime stupide, ed ecco che si sentono dei rumori da fuori. E qui c'è un'altra cosa angosciantissima, no? di Winnie Pooh, perché Winnie Pooh non conosce nient'altro che il mondo intorno a lui. E non si immagina che possa esistere qualcosa che non conosce. Difatti si sentono dei rumori e lui comincia a chiamare le persone che conosce. Pimpi, Uffa, insomma non sa chi possa essere e non si pone il problema, potrebbe essere qualcun altro. La voce narrante lo dice. Winnie Pooh era un orsacchiotto con un cervello piccolo. Conseguentemente, sebbene sia notte fonda, sebbene piova, tira vento, c'è un caos assurdo, lui prende bello baldanzoso e va ad aprire la porta. Proprio poi è anche angosciante, piove, al buio, eccetera. Salta fuori Tigolo che gli salta addosso, fortunatamente non era uno sciacallo, non è qualcuno che voleva fargli del male. È Tigolo, questa tigre con questi suoi disturbi di iperattività, che canta la sua canzoncina stupida, eccetera, eccetera. Un personaggio che ovviamente sta sulle balle, Tigolo, fastidiosissimo. Comunque, attenzione che ci sono le nodule e gli efelanti. E cosa fanno le nodule e gli efelanti? Rubano il miele. E Winnie Pooh dice, come rubano il miele? Sì, vabbè, ti saluto. Tigolo se ne va e c'è Winnie Pooh che rimane lì e dice, oddio, devo proteggere il mio miele se ci sono le nodule e gli efelanti. Ed ecco fatto che sta sveglio tutta la notte, imbracciando un fucile giocattolo, quindi niente di pericoloso. Si vede allo specchio e dice, oddio, sei tu, meno male, siamo in due. Quando parla allo specchio è una roba conscientissima Winnie Pooh, perché proprio lo vedi che sembra autistico, cioè è proprio il limite del probabile. Insomma, siamo in due, dai, facciamo una notte di veglia. Ecco fatto che però Winnie Pooh si addormenta e arriva l'inception, perché Winnie Pooh sogna all'interno del sogno di un bambino, è inception, cioè niente di diverso. Quindi ci ritroviamo con Winnie Pooh che fa questo sogno che è praticamente i Rosa Fanti 2.0, cioè quelli di Dumbo, dove ci sono queste nodole, questi efelanti che si trasformano, diventano roba, e tra l'altro è una sequenza lunghissima, non finisce più, angosciantissima, che gli dicono noi siamo gli efelanti, noi siamo le nodole, ti mangiamo il miele, e lui che tribola. Una roba assurda. Insomma, alla fine si sveglia e piove così tanto che si sta allagando tutto. La prima cosa che io ho pensato è, cazzo, c'è Uffa che è senza casa, ha la casa che ora è la sotterra, cosa gli sta succedendo a quel povero gufo, no? Insomma, mega alluvione assurda, tutti vanno a casa di Christopher Robin, che guarda caso è quella più in alto, sopra una collinetta, e quindi non rischia di venire invasa dall'acqua. Però Pimpi è piccolino, è in difficoltà e già lì vedi che nessuno dei personaggi di Winnie the Pooh ha un minimo di spirito di sopravvivenza. Non sanno provvedere a se stessi. Sono dei malati psichiatrici. Cioè,
Winnie the Pooh si svolge all'interno di una clinica. Io non mi do altra spiegazione. Cioè, c'è Pimpi che è a casa invasa dall'acqua, ci sono delle pentole che galleggiano al di sopra del pelo dell'acqua e lui con un cucchiaio comincia a riempirle con l'acqua sotto di loro. Cioè, perché ha fatto l'accostamento, l'acqua la metto dentro la pentola. Di solito si fa così, ma... Cioè, è inquietante queste persone che non sono in grado, questi esseri che non sono in grado di provvedere davvero a se stessi. È veramente una roba assurda. E stessa cosa succede a Winnie Pooh, anche Winnie Pooh non riesce a raggiungere casa di Christopher Robin. Insomma, casini, cazzi e mazzi, alla fine Pimpi riesce a scrivere un messaggio con scritto "per favore aiutatemi" e lo mette in una bottiglia e lo lancia. Christopher Robin lo trova e dice ad Uffa: "Uffa, presto vai a dire a Pimpi che non ci sono problemi, adesso lo andiamo a salvare". Uffa prende, va e li trova che stanno galleggiando lungo il fiume, stanno affogando lungo il fiume, e Uffa, che potrebbe tranquillamente salvarli o quantomeno salvarne uno, Pimpi lo prende con le sue zampe e vola via, no, si ferma su quella cazzo di sedia e comincia a parlargli della sua famiglia, dei suoi cazzi, mentre questi rischiano di affogare, volano giù da delle rapide, dalla cascata. Quindi, cioè, non hanno la percezione di se stessi e degli altri, non hanno la percezione del pericolo, non sono, è brutto dire non sono normali, però non sono nemmeno degli esseri viventi. Forse è giustificato dal fatto che siano dei peluche, ma non hanno un minimo di spirito di conservazione, non hanno niente. È inquietantissimo, cazzo. E a questo punto succede una delle cose che più mi ha lasciato di merda di questo film. Cioè, in pratica, non so per quale arcano motivo, Christopher Robin stabilisce che Pimpi si è salvato grazie a Winnie Pooh, non so perché, e fanno una grande cena tutti a casa di Christopher Robin. Ecco fatto che salta fuori Io e dice: "Ragazzi, attenzione, ho trovato la nuova casa di Uffa". "Oh, perfetto, portaci a far vedere questa nuova casa". E Io li porta davanti a casa di Pimpi. Ok? Cioè, già qui, cioè, ho trovato una nuova casa e trova una casa che è evidente che è già abitata da qualcuno, ok? Gli ho trovato una nuova casa. E tutti dicono: "Oh, evviva, evviva, Uffa, questa qui è proprio una bella casa". E c'è Winnie Pooh che va da Pimpi e gli dice: "Pimpi, ma perché non gli dici che è casa tua?". E Pimpi scoppia a piangere. Ragazzi, è inquietante. Pimpi scoppia a piangere, fa finta di niente e dice: "Oh, Uffa, sono proprio contento per te, questa è una bellissima casa". Tra parentesi, nel film viene sottolineato che è casa di suo nonno, che lui ci tiene. E lui, siccome c'ha l'ansia di dire la verità, si vergogna di dire la verità, accetta che Uffa gli prenda la casa. E Uffa non è che si domanda: "Ma come fa questa casa qui a essere così a posto, precisa, eccetera, eccetera?". E voi magari mi dite: "È il pensiero di un bambino". Io vi dico: è il pensiero di un malato, ok? E il fatto che una persona si lasci prevaricare così, un essere si lasci prevaricare così, perché non riesce ad esprimere la sua situazione e somatizza così, scoppia a piangere, per spinge che sia per la contentezza, no, è veramente una roba pesante, veramente una roba pesantissima. Sta di fatto che salta fuori Winnie Pooh che gli dice: "Pimpi, e vieni", non è che dice "guarda che questa è casa di Pimpi", no, dice: "Pimpi, vieni a abitare da me". E sono tutti felici e contenti. Nuovo capitolo: Tigro salta troppo ed è un problema. È un problema perché lui non è che salta e basta, lui salta addosso alla gente. E ci sono delle persone che non lo sopportano più, in particolare uno bello precisino come Tappo. Conseguentemente, che cosa pensa giustamente? Organizza una mega assemblea, sono in tre, sono lui, Pimpi e Winnie Pooh, e stabilisce che devono riuscire a far smettere Tigro di saltare. Come? Ha questa brillante idea Tappo: "Facciamo una cosa, portiamolo a sperdere". Portiamolo a sperdere. E io ho detto: "Boia, abbastanza definitivo Tappo". Poi si riprende e dice: "No, ma lo ritroveremo per caso la mattina dopo, così avrà imparato la lezione". Ed io ero lì a dire: "Ma che come puoi capire qual è il problema grazie a questa cosa?".
Dopo ti viene spiegato, vanno in questo bosco nebbioso, siccome il tigro ha l'abitudine di saltellare, saltella troppo, loro lo lasciano andare avanti e tigro si perde. A questo punto dicono, oh bene, perfetto, ora torniamoci a casa e domattina veniamo a riprendere tigro. Agghiacciante sta cosa. Sta di fatto che si perdono anche loro. Tutte le volte cercano di uscire da questo bosco, ma ecco fatto che trovano sempre una buca di sabbia. Ed ecco che Winnie Pooh pensa che la buca di sabbia li stia inseguendo. Mio Dio, riescono a rendere... Cioè, vedete che sono dei personaggi con dei problemi. Un oggetto lo rendono un qualcosa di vivo, ok? Quello che di cui tra parentesi mi lamento spessissimo all'interno di questi video, questa cosa di voler forzatamente fondere realtà e fantasia. Ecco che cosa può succedere, comunque al di là di questo. Insomma, trovano sempre questo buco di sabbia, alla fine Winnie Pooh ha l'idea e dice, cazzo, ma se noi, senza dire cazzo ovviamente, ma se noi tutte le volte cerchiamo la via di casa e troviamo il buco di sabbia, perché non ci mettiamo a cercare il buco di sabbia, magari troviamo la via di casa? Ragionamento di merda, ma neanche tanto. Io sono un grande giocatore di Minecraft, non me ne vergogno, e capita spesso che finisca col perdermi miseramente e ovviamente la bussola la lascio all'interno della cassa a casa. E quindi, come trovo la sala di casa, siccome mi oriento di merda, cerco dopo un po' che giro intorno, perché l'essere umano quando si perde tendenzialmente gira intorno ad una stessa area, è il motivo per cui ci si perde poi alla fine, comunque cerco di fare il contrario, di andare nella direzione opposta a dove andrei per riuscire a ritrovare la strada di casa, e spesso la ritrovo. Quindi il ragionamento di Pooh da un punto di vista materiale tecnicamente funziona, è il come viene proposto, perché non è una cosa logica, è una cosa matematica, non puoi applicare della matematica in una situazione del genere. Comunque vabbè, sta di fatto che Tappo dice è una stronzata, ti dimostro che è una stronzata, si allontana, Tappo non torna più, mentre invece Winnie Pooh e Pip ritrovano la strada di casa. Mi è piaciuta questa cosa qui, perché poi alla fine Tigro trova Tappo e Tappo gli dice, Tigro ti sei perso, e Tigro gli dice, no, i tigri, tra parentesi lui si autodefinisce come specie, i tigri non si perdono mai, cioè lui sapeva esattamente dove era Tappo che si era perso. Insomma alla fine, grazie a Tigro, Tappo ritrova la strada di casa, ma non è finita, perché giustamente c'è sempre il problema di Tigro che salta e non si è ancora concluso l'episodio, quindi c'è un secondo step in cui c'è Tigro che va a prendere Roo a casa di Kanga e Roo. Giocano insieme, ecco fatto che cominciano a saltare finché Tigro, insieme a Roo, non arriva in cima ad un altissimo albero ed ecco che si rende conto di soffrire di vertigini. Per assurdo, uno che salta soffre di vertigini, ok? La situazione si sposta su Winnie Pooh che sta seguendo delle orme, cioè non mi stupisco più di niente ormai, sta seguendo delle orme, a un certo punto arriva Pimpy che gli dice che fai Winnie? Guarda, sto seguendo queste orme, vieni, seguiamole insieme. A un certo punto queste orme aumentano di numero, a un certo punto queste orme riaumentano di numero. Ed ecco fatto che si scopre che stanno clamorosamente girando in tondo e quindi vedono sempre le loro orme e si aggiungono quelle del passaggio successivo. E dall'alto del loro essere svegli, no? È carina questa cosa, ma allo stesso tempo è inquietantissima, perché si vede che questi esseri non hanno coscienza di loro stessi, ok? Insomma dicono, oddio, e se fossero dei malintenzionati? Se volessero farci del male? Oddio, 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 cominciano ad avere paura, ma ecco che sono distratti dalle urla d'aiuto di Tigro, e quindi aiuto, aiuto, quando c'è un problema, si chiama Christopher Robin. Christopher Robin arriva con il cappotto, ma sempre i pantaloncini corti. Questa cosa qui mi ha lasciato, perché Christopher Robin, cazzo, dovrebbe essere quello con più cervello lì dentro, però vedo che gli asseconda in continuazione e a sto giro pure si dimostra anche lui impreparato di fronte a una situazione, perché cacchio, c'è la neve, fa freddo, ti metti il cappotto e vai in giro con i pantaloncini corti. Insomma, arriva, neanche lui sembra riuscire a risolvere la situazione, ma ecco fatto che si utilizza un escamotage molto particolare. Credo che sia l'unico film Disney in cui questa cosa avviene. Cioè il narratore, che è quello che sta fisicamente leggendo il libro, gira il libro, in questo modo inverte la gravità all'interno del libro
e Tigro, anziché scendere lungo l'albero, può semplicemente adagiarsi sulle parole scritte, camminare sulle parole e tornare all'interno della vigneta da cui è uscito. Molto particolare questa cosa, ripeto, non credo che si sia mai vista in nessun altro classico Disney. Questa interazione così grande con il narratore ed il mezzo narrativo, cioè il libro, no? È successo magari nei film collettivi che questo avvenisse, con il disegnatore che disegnava la roba e il protagonista che ci interagiva. Però qui si fa un saltino in più, addirittura si parla in modo diretto con il narratore e si utilizza un qualcosa che già c'era. Insomma, è molto particolare questa cosa, l'ho apprezzata finché non si raggiunge la fine. Eh sì, perché alla fine Christopher Robin cresce. E crescendo non potrà più far niente. Winnie Pooh gli chiede: cosa vuol dire fare niente? Gli dice: ma guarda, è quando esci di casa e i tuoi genitori ti chiedono cosa vai a fare e tu gli rispondi niente. Cioè, nella fattispecie, è avere il tempo per fantasticare, avere il tempo per giocare, no? Un allontanarsi dall'infanzia. Quindi Winnie Pooh gli dice: ma quindi non ci vedremo più? Christopher Robin gli dice: no, guarda, Winnie, mi sa che finiremo col non vederci più. E adesso io penso, questa è una fantasia di Christopher Robin, giusto? In quanto sua fantasia, lui non vuole dimenticarsi di Winnie Pooh, non vuole dimenticarsi delle avventure all'interno del Bosco dei Cento Acri, eccetera, eccetera. Quindi se questa, facciamo conto che sia una mia fantasia, Winnie Pooh sia un mio personaggio inventato, no? Faccio chiedere a Winnie Pooh di non dimenticarsi mai di lui. Cioè, Winnie Pooh chiede a Christopher Robin: Christopher Robin, ti prego, non dimenticarti mai di me. È un modo diretto per autoimporsi di ricordarsi quei bei momenti passati a fantasticare, ok? Oppure potrebbe essere addirittura Christopher Robin a garantirglielo, a dirgli: guarda, Winnie Pooh, stai tranquillo che io non mi dimenticherò mai di te. Ok, quindi io, Christopher Robin, non mi dimenticherò mai di questi bei momenti infantili passati insieme a te. E a me invece quello che è successo mi ha completamente spiazzato. Perché è Christopher Robin che chiede a Winnie Pooh di non dimenticarsi di lui. Christopher Robin va da Winnie Pooh e gli dice: Winnie Pooh, ti prego, non ti dimenticare mai di me. Fermi tutti, ma Christopher Robin esiste? Christopher Robin è un personaggio realmente esistente. Conseguentemente, la sua percezione di Winnie Pooh si ricorderà di lui. Non so se mi seguite. Cioè, Winnie Pooh è un prodotto della sua mente, quindi quello che si ricorda Winnie Pooh lo stabilisce lui arbitrariamente. Invece no, non ha questa capacità. Ed ecco il fatto che ho ripensato al resto del film, no? E di fatto Christopher Robin è un personaggio del libro. Christopher Robin è un personaggio del libro. Nel libro si parla di Christopher Robin. Le situazioni che si pongono sono lette all'interno di un libro. Non esiste Christopher Robin. Non esiste Christopher Robin. Allora di chi cazzo è la camera che abbiamo visto all'inizio? Di chi è quella camera? Chi sta leggendo quel libro? Chi è il narratore di quel libro? Ecco il fatto che all'improvviso ho creato una sovrastruttura incredibile, cioè veramente mi ha mandato nel pallone questa cosa. Vuoi vedere che la camera che abbiamo visto, la camera da bambino con i giocattoli eccetera, in realtà è la camera del narratore, che è un adulto? Vuoi vedere che Christopher Robin non è altro che una percezione che il narratore ha di se stesso, che non è riuscito a distaccarsi dalla sua figura di bambino, e che questo narratore, questo adulto, vive all'interno di questa camera, che in realtà è la camera di una casa di cura, all'interno della quale lui si trova a vivere. E forse questo libro nemmeno esiste, tutti i personaggi, lui è Christopher Robin, si è immaginato il libro e all'interno di quella casa di cura tutti i personaggi sono uno dei suoi peluche. Mi ha molto inquietato questo film. Che dire di questo film? Sicuramente un film adatto ai bambini più piccoli.
perché non percepiscono tutte le illogicità barra problematiche comportamentali dei personaggi, vedono i peluciotti che fanno stupidaggini, si divertono, c'è Christopher Robin che li aiuta nelle loro cazzate, insomma è una cosa carina, no? Anche l'individuare la stupidità è una cosa che può essere utile, perché se te individui dove qualcuno sbagli, automaticamente vuol dire che te hai sviluppato un problem solving specifico e quindi stai comunque sviluppando la tua intelligenza. È un modo per risolvere dei problemi che non hai, anche il vedere qualcuno che tribola fondamentalmente. Io però lo consiglio ad un pubblico di bambini più piccoli, evitate di farlo vedere tipo dai 9 anni in su, una roba così, perché secondo me intanto può interessargli poco e allo stesso tempo potrebbe essere inquietante per certi versi, ok? E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. E come faccio a dare il premio miglior personaggio, visto che trovo assolutamente creepy tutti i personaggi appartenenti a questo film? Sono andato un po' per simpatie. A me quello che mi è stato più simpatico e mi ha terrorizzato meno all'interno di questo film è The Castor. Il castoro barra talpa, perché vive in una tana da talpa, però si chiama The Castor, immagino sia un castoro, che è un personaggio molto particolare, anche perché dice spesso non sono sull'elenco, c'è un motivo se lo dice. Di fatto nel libro originale da cui si prende spunto per il film di Winnie the Pooh, The Castor non esiste, è l'unico personaggio che la Disney si è inventata di sana pianta, l'ha aggiunto lei, pari pari. E questo suo dire non sono sull'elenco è semplicemente un modo per sottolineare come lui del libro non ne faccia parte in realtà. Che dire, mi è stato simpatico perché ha questo suo modo di fare che non si capisce niente, lavoro, poi non conclude mai niente, e forse perché è quello più simile alla realtà, al rispetto a tutti gli altri. È una cosa di feeling, ragazzi, non c'è nessun personaggio che mi abbia veramente impressionato di questo film, perché nessun personaggio ha una sfera psicologica precisa, è veramente un canaio. Quindi signori, The Castor, miglior personaggio secondo me di Winnie the Pooh. Se siete d'accordo con me un bel mi piace, se non siete d'accordo un bel mi piace lo stesso. Da Kenny c'è poi tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney.